sconfitta pesante per il Brindisi al netto del risultato ma soprattutto per una prestazione che non ha convinto la formazione bianco-azzurra incappa nella seconda sconfitta dall'inizio della stagione si rialza invece il Matera che trova davvero tre punti preziosissimi per la classifica e per il morale poco prima del fisco d'inizio il Brindisi perde il suo portiere titolare Bismara che si fa male durante il riscaldamento veniamo alla partita decimo minuto occasionissima per la formazione di Danilo Nucci che non riesce a trovare il gol praticamente da zero metri. Prima Damacco che si libera da un avversario e poi Malaccari che si fa respingere il suo tiro a botta sicura sulla linea. Non riescono a trovare la gioia del gol. È un episodio che condizionerà l'intera gara perché il Matera prende coraggio. Il Brennis invece cala vissosamente, soprattutto sul piano del ritmo. Al ventitresimo, il vantaggio dei padroni di casa. Calcio di punizione dalla tre quarti, pallone che viene dirottato sui piedi di Figlio Meni, che da due passi non sbaglia. Matera 1-Brindisi 0. Il Matera prende coraggio e al trentesimo trova anche il raddoppio con un gol strepitoso di Bottalico. Che dalla distanza riesce a mettere il pallone nell'angolino. Matera 2-Brindisi 0. Momento di grande confusione tra i biancazzurri ospiti. Il Matera vola sulle ali dell'entusiasmo. Il Brindisi accenna soltanto ad una reazione al trentasesimo con D'Ammacco ancora una volta Unica punta della uh, formazione uh, pugliese, non c'era infatti oggi Santoro mentre di piazza partiva dalla panchina, finisce così il primo tempo 2-0 con il montaggio, passiamo alla ripresa, Danucci prova a smuovere i suoi dentro di piazza e Stauciuk per Malaccari e Palumbo, adesso il si è in campo con tre attaccanti uh, di ruolo, al 57 si fa vedere subito di piazza lancio lungo per l'attaccante ex Andrea Catania e Lecce para l'estremo difensore. Lucano. Al settantesimo la formazione ospite riapre la partita proprio con Di Piazza, un'azione che si sviluppa sull'asse dei due nuovi entrati. Stauciuk dentro per l'attaccante che di testa riesce a trovare il gol che dimezza lo svantaggio. Prova a premere il Brindisi ma non riesce però a pescare il gol del pareggio. Seconda sconfitta stagionale per il Brindisi, vittoria pesantissima per il Matera che adesso vede nel mirino la zona salvezza.